Amici, Rifacciamo con la intro. oggi siamo in compagnia di Marzonio. Salve, e oggi ci andremo a vedere, dopo una bella differenza di tre fottutissimi mesi, la seconda parte delle tecniche di Inazuma Zero, di Captain Tsubasa Zero. Di Inazuma, raga, quella su tecniche su Inazuma ci potremmo anche pensare appena finiamo questa serie. Allora. Sì, Diego ha fatto la cosa per vedere tutte le tecniche. Già. Allora, comunque. Grazie, Grazie, Diego. Comunque, io già ho visto il tiro di Margus, tocca a te. Diego. Ah, il tiro di Margus è sempre stato bello, ma alla fine è un colpo di testa semplice. Cioè, che salta un pochetto più in alto e colpisce la testa. Già. Fine. Io come voto complessivo, raga, gli darei un bel 7 meno per la tecnica e un 8 meno per il PG. Allora, se sei di tecnica, 5,5 di PG adesso perché non serve più un cavolo. Una volta era carino usarlo, adesso non più. Già. Adesso ci tocca il Combination German Tackle, Dichester. che è sempre bello vedere questo contrasto. Già, allora, io Era, e, come... lo, e questo non lo ricordo ancora, è un premium. Già. Allora, io Fantastico. come voto votazione gli darei un 7,5 come PG, un 8 pieno perché lui, come ha detto Marzonio, anzi come aveva detto nello scorso video, praticamente ha la passiva È crashato. che passa la palla a tutti gli attaccanti tedeschi. E che cosa che nell'ultimo periodo era diventata vitale perché erano usciti un bel po' di tedeschi, tutti buoni. Già. Tedeschi in attacco, vai là, palla. Tira, sponda, fine. Caro dottor, tu che voto Va dai? bene. Allora, il PG, sempre 9 perché in un meta così andava comunque bene. Tecnica 10 perché è bella l'animazione. Già. Ora invece passiamo al carissimo Ishizaki, che è io lo chiamo Lord Ishizaki. Facciamo le assolte. Ecco, perché faccio un 2 su 0 e mi appare la pubblicità di Intim? Ma... Perché Google ti fa vedere pubblicità di quello che tu usi di più. Allora, abbiamo visto il blocco, raga. A me questo blocco mi è sempre piaciuto, quindi gli do un bel 8,9. Cioè, sono indeciso tra loro due, tra 8 e 9. E come PG ai tempi era tanta roba, quindi gli do pure un 8. 8,9 a secondo dagli 9. Sbagliato. Allora, tu che ne Cazzo, sei pensi? peggio dei professori a scuola. 5,9, ti do comunque il 5. Ma cosa? Dammi il 6. Voto gli dai, Doc? Colpo di faccia a fine classico, 6. PG ai tempi, 7. Adesso 0. Sì. Lord Ishizaki, quello vero, è quello free to play delle medie che faceva paura. Già. Allora, raga, passiamo al carissimo White Lee, insomma, la coppia 1-2 di Tsubasa Misaki, i primi Tsubasa e Misaki usciti dal gioco. Che la tecnica, raga, io l'adoro, è bellissima, quindi tecnica 8, PG ai tempi era un 10 pieno, ora il PG 7, anche se avrebbe avuto qualcosa di più spinto, cioè qualcosa dice, rendiamo questo Misaki giocabile, io avrei dato anche un 9. Più che altro ai tempi era stragiocato perché vabbè il primo PC, quelli che rondavano il meta in quel periodo, che era appena uscito il Global, quindi ha Già. detto, ecco, ricordiamoci, il Global è uscito dopo che un anno è durato il banner dell'Amburgo, un anno. E tutti pullavano là, infatti credo che in un anno tutti si siano stellati gli Amburgo. Sì, infatti quella Genzo, quel Cazzo. Calze, quello scenario erano il re del meta a quei tempi. Già. Facevano il cazzo che gli pareva. Quindi tu che voto dai all'uno al Misaki e a Misakis? Tecnica 7, Misaki ai tempi 10, dopo 6. Ci sta.
Ora invece, raga, vedremo il carissimo Tsubasa, che io negli ultimi tempi, non so se ci fosse una showcase, credo di sì, dove i portai il valore più alto che poteva raggiungere. Comunque. Questo tiro di Tsubasa è così bello che io non lo so portare a grado 10 e faceva most danni, che mamma mia, perché è un tiro che o lo prendi in quel banner o non lo prendevi proprio. Io questo Misaki, questo Tsubasa l'ho trovato un mese, 2 mesi prima che moriva il gioco. Io l'ho trovato agli inizi, è stato il primo PG che ho pullato. Pezzo di me. Comunque, voto tecnica raga un bel 9, perché è fantastica la tecnica. Il PG... Che poi questa qui è la tecnica che fece contro l'Italia. Già. Allora, raga, come PG gli do un 7 prima, però dopo averlo riprovato gli do un 8 pieno, perché devo dire che non fa così schifo, è utilizzabile, negli ultimi tempi lo usavano quasi tutti. Sì, perché diciamo molto genere non l'ho mai avuto, quindi lo provo a priori. Già. E tu che voto dai? Per affetto ai tempi io 10, ai tempi, nell'ultimo periodo 7, tecnica 20. Chiaramente. Allora, andiamo con Nitta 2020, che su Dream Team è uscito all'anni. Allora, il suo Falcon Tackle, io raga ce l'avevo, quindi vi devo dire che Falcon Tackle come tecnica in sé, voto gli darei 8. No, invece il PG gli do un 7 meno, perché raga è inutilizzabile. Minchia, inutilizzabile 7 meno? Sì. Mi sembra come a scuola dicono, si applica, è intelligente ma non si applica. Tu che voto dai, dottore? Allora, ai tempi, ottimo. Dopo, una merda. Personaggio, zero, perché non potevi mai tirarci. Bene, se volevi tirare con ai tempi col suo tiro che vedremo, quello dell'under 16, faceva comunque valori bassi per quei tempi e fa valori bassi ancora adesso sto personaggio di merda. Già, ora Bene, era un difensore prestato all'attacco. si può dire un trequartista difensivo. Era un esterno che rompeva il cazzo al difensore. Già. Fine. Serviva solo per quello. Mettevi quello e un dribbling, mettevi sulla faccia e dicevi rompi il cazzo adesso. Allora, passiamo al carissimo. Credo sia Takeshi 2020, Sawada. vero? Sì, è lui. Col passaggio Sawada. che io ho adorato, quindi raga, passaggio 8 e mezzo. PG 5 Allora, era inutilizzabile. questo è un passaggio 1, 2, 3. Già. E allora, il passaggio carino. E per questi PG, se non c'erano gli altri under 20, era inutilizzabile. Già. Allora, ora invece raga abbiamo il carissimo Gino Seria, che così Gino Seria ai tempi non era. Allora, voto Allora, parata. questo sette. Voto parata 6 e mezzo, 6 più, perché alla fine è una semplice parata. Il PG a inizio tempo quando uscì 9, ora invece 7. Niente di che. Ai tempi mi ricordo che avevo fatto il video dicendo lui è contro i rossi, li ammazza. Me lo ricordo ancora questa frase battuta. Alla fine è vero, con i rossi lui dimezzava del 50%. Già. Se lui ai tempi faceva 200k e quell'altro faceva 300k, lo superava di quel 50k e diceva fia del culo. Che poi molti PG sono debuff, che ora raga vedremo nei prossimi episodi, perché ovviamente non ci arriviamo a visualizzare tutte le Visualizzare. skill. Comunque, parlando di questo qua, di questo personaggio, la sua parata è una di quelle parate che l'hanno pure ripotenziate fino al grado 15, che poteva arrivare fino a 10.000 di potenza. Già. E Quindi è un'ottima parata. che voto gli dai, Andiamo animazione? avanti. Animazione normale, fino a una parata, direi 7. E PG? Ai tempi 10, adesso 0.
che comunque il suo valore non lo fa, non lo supera la Bello. gara. Allora, Counter Drive Shot, ovvero il contropiede Tsubasa, credo sia l'unico contropiede Tsubasa. È uscito questo, non è uscito più. Allora, raga. Che poi lui, visto che credo tu non l'hai quasi mai usata, aveva una bellissima specialità. Più tu stai perdendo, più il suo tiro, contropiede, diventava più forte. Già, era una Prende bestia. lui doveva contare nel secondo tempo e mentre tu stai perdendo. Allora, raga, io come animazione gli darei 10 perché io questo contropiede su Tsubasa Barcellona è una bestia, raga, arriva a credo 15, spaccava i culi. E il PG 9 perché mi è sempre piaciuto. Io l'ho portato a grado 15 perché in quella Puglia l'ho trovato 300 volte. Direi ottimo tutto. L'ultimo giorno ho detto vabbè, facciamolo. Tanto ormai. E quindi tu, carissimo, che voto dai? PG ai tempi non era granché perché devi per forza farlo entrare nel secondo tempo, quindi 7. Tecnica alla fine è un contropiede. Dai. Va bene, proprio in disaccordo. Allora, andiamo a vedere il carissimo Salinas. Il primo. Il primo uscito. Allora, onestamente la parata raga è quasi uguale al Salinas nuovo, c'è solo una piccola differenza di angolazione. Quindi il voto tecnica 6 più perché alla fine è uguale al nuovo Salinas. Come PG onestamente 4 meno perché non si può utilizzare. No, ma anche quello nuovo si può utilizzare, appena è nato è morto. Già. Comunque, tu che voti Quindi dai? nessun voto. Non l'ho mai pullato, ma anche questo può essere lì nei suoi tempi. Beh, ottimo. Andiamo su come Tanto si chiama? Boh. per farti capire quanto io ho voluto bene a Salinas. Yeah. E adesso i tailandesi. Adesso i thailandesi. Mi sa, raga, che arriviamo. Finiamo i Il thailandesi e primo. finiamo il video. Allora, Muay Thai Tackle di Bunak. E mi parte la pubblicità. Benissimo. Il primo Bunak che uscita nel gioco, il primo che rompeva il culo con sua carica abilità, con un tackle che faceva altamente paura quando lo incontrava ai tempi. Quindi, raga, io come voto PG darei come Artuk, poi l'ho trovato pure io, ci portiamo showcase. Idol PG ai tempi era 10. Ora, tra 8 e 7, gli darei 8 meno. Allora, io ti dico, ai tempi 10, visto che l'ho usato finché non mi ha arrivato il nuovo Bunnac, quello che era premium, comunque 10 perché ha fatto comunque il suo sporco lavoro, con la combinazione lui e Wayran, sempre premium, faceva paura, faceva 2-3 milioni tranquillamente, anche questo qua vecchio, quindi comunque confermo il 10, tecnica e personaggio. Allora, tecnica io gli do Tecnica comunque. Io gli do comunque 8 perché ci sta come contrasto. io do comunque. Ma alla fine è il contrasto che fece con Tsubasa che lo fece perdere i sensi. Allora, andiamo sul Sepak Tug War Combination. Quello che non ho mai trovato è quello che ho sempre voluto trovare. Già. Allora, questa tecnica di Faran è buona, raga. Il voto tecnica gli do 8 più, quasi 9 come il contrasto di Bunak. Il PG 6 meno perché non si poteva utilizzare. Cioè, ai tempi era da 9, ora 6 meno. Tu, dottor? Allora, ai tempi di questo personaggio, perché aveva pure lui caricabilità con il dribbling, ai tempi i tenenesi erano i rompimeta, i rompicazzo numeri uno. Allora, ti dico, ai tempi 10, adesso solo la tecnica ritrombinata, comunque 10, lui ai tempi mostro, adesso niente perché quello nuovo l'ha surclassato altamente.
Però la tecnica 10, perché anche quello nuovo faceva, l'ho visto, faceva comunque 10 milioni di tripling, quindi di alte forze. Già. Ora andiamo sul fratello maggiore, che questa è la sua tecnica principale di rovesciata. Bellissima, raga, un bel 9 pieno. Invece il PG lo trovai, lo provai e basta, gli do 7, 8, bah, vai. Ai tempi 10 con tutti gli arti thailandesi. Eh beh, i thailandesi, i quattro thailandesi ai tempi erano tutti da 10, quindi se non avevi loro in squadra era persa sicura la partita. Già. Dicevi, e io mo qua come stracazzo faccio la partita contro Boh. di loro? Ti avrangi. Dove piangere in tedesco per superare il turno? Allora, quindi che voto dai, dottores? Allora, la tecnica sua non è carina, però non era chissà che. Quindi comunque gli do un 6. Personaggio ai tempi 10, adesso 5 e mezzo. Ma più che altro è stato oscurato dal nuovo thailandese che hanno letteralmente rework, sarebbe un rework loro, Zenkai, come su Legend. È una Zenkaiata potente. Già. Allora, raga, Poi con cosa? tutte il chip che hanno messo in noi con le combinazioni, che in quel periodo mettevano tutta roba per le combinazioni, erano diventati altamente di nuovo straforti i thailandesi. Già. Allora, raga, noi vi salutiamo qua. Il prossimo video arriverà fino alla tecnica quello lì del tiro della banana di Tsubasa 2020. E daremo i nostri voti. Detto questo, raga. Ci vedremo fra altri 2 mesi. 4 mesi. Bella.